Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dietro di me vedete la bandiera dell'Australia per il semplice motivo che, anche se è un video del giovedì e quindi non dovrebbe essere relativo all'Australia, ho pensato di farlo comunque e di proporlo come video del giovedì, appunto, perché parliamo delle 15 cose da fare gratis a Brisbane. I video di Brisbane sono appena finiti, quindi è il caso di fare una piccola ricapitolazione appunto con questo video, un po' come ho fatto per i video di Sydney, anche se arriveranno altri video anche da là. Per tutte le cose che vi elencherò ci sono i vari video dedicati, io vi lascio un'annotazione più una scheda su cui cliccare in modo tale che possiate sapete dove andare a guardare se volete saperne un pochino di più. Cominciamo subito, visto che non voglio farlo troppo lungo questo video. La prima attrazione è il Brisbane City Hall e il Museum of Brisbane, che sono nello stesso edificio, quindi è facile andarli a vedere. Per l'appunto sono gratuiti, potete entrarci molto tranquillamente. Il municipio è tra i più grandi d'Australia, probabilmente è il più grande d'Australia. Al terzo piano potete accedere sia al Museo di Brisbane sia alla Torre Campanaria, da cui appunto potete guardarvi la città dall'alto. Numero 2, la Old Government House, è la vecchia sede dell'amministrazione nazionale del Queensland e in questo momento è adibita a museo, a galleria d'arte. Anche qui l'ingresso è gratuito. Io vi dico, non l'ho visitata perché comunque sì, avevo dei tempi un pochino stretti, ma in ogni caso potete vederla dall'esterno perlomeno, quindi farvi un'idea dell'architettura. Quindi anche in questo caso avete il link che vi riporta al video in questione. Numero 3, gli City Botanic Gardens, che sono attaccati alla Old Government House. Sono i secondi giardini più antichi d'Australia e sono un ottimo rifugio dal trambusto della metropoli e quindi un ottimo posto per rilassarsi un pochino. Numero 4, il Queensland Museum. Si tratta del Museo di Storia Naturale, che è qui appunto situato a Brisbane, è tra i più importanti, l'ho visitato, è molto bello e molto ben fatto. L'ingresso è gratuito, ma si paga soltanto la parte del Science Center. In ogni caso non è molto costosa, non ricordo esattamente, ma penso che sia intorno ai 15, massimo 20 dollari, quindi comunque sia. Se siete interessati potete anche andare a vedervi quella parte lì. In ogni caso, gratuitamente avete un bel po' di cose da guardarvi e sono cose molto belle. Numero 5, la Queensland Art Gallery. È molto famosa perché ospita molti pezzi di arte australiana, tra cui anche arte aborigena, e anche molti pezzi di arte internazionale, tra cui anche quella europea e quella asiatica. Al numero 6, la Gallery of Modern Arts. Se siete appassionati di arte moderna e contemporanea, non potete assolutamente perdervi questa galleria d'arte perché è la più grande d'Australia, relativa appunto all'arte moderna e contemporanea, quindi assolutamente imperdibile. Al numero 7, i Parklands di South Bank e anche la Streets Beach. Questa è un'area molto grande all'interno della città. Si tratta per appunto dell'area in cui si è tenuta l'Expo del 1988 ed è stata poi appunto riconvertita dopo questa grande occasione per contenere i tre musei che vi ho citato prima. Poi c'è anche la State Library, quindi la biblioteca, ci sono due università e soprattutto una grande area pedonale in cui potete trovare ristoranti, caffè, ci sono i mercatini e c'è anche per l'appunto la Straits Beach, ovvero la laguna, la piscina, la spiaggia artificiale o come volete chiamarla, in cui potete accedere gratuitamente e rilassarvi e farvi anche un bagno, ovviamente. Al numero 8 c'è Kangaroo Point, è la zona ideale di Brisbane per mantenersi un pochino in forma. Potete appunto passeggiare o correre o farvi una bella biciclettata usando appunto le piste sia ciclabili che pedonali di cui è fornito. Se volete pagare però potete anche avere diciamo delle emozioni un pochino più diverse perché è possibile appunto scalare le scogliere che sono direttamente a picco sul fiume praticamente oppure magari concedervi qualcosa di un pochino più rilassante come
andarsene con la canoa, il kayak a zonzo per il fiume. Al numero 9 c'è la Public Art. Girando un pochino a caso anche per il centro, vi capiterà sicuramente di incappare in qualche pezzo d'arte. E ci sono varie sculture, statue e mosaici sparsi un pochino in tutta la città. E infatti, per l'appunto, è abbastanza carino questa idea di mettere l'arte proprio in strada. Vi lascio qualche immagine mentre parlo, in modo tale che potete capire anche un pochino di che cosa sto parlando. Al numero 10 ci sono i Brisbane Greeters, sono i tour guidati gratuiti che vengono messi a disposizione dei turisti e sono la soluzione migliore se non avete molto tempo da dedicare alla città, alla visita della città e soprattutto volete scoprire i posti più importanti del centro. Io ho partecipato ad uno di questi tour che era organizzato dall'ostello, quindi non ho perso l'occasione. Dal mio punto di vista ve lo consiglio. Numero 11, il trasporto pubblico gratuito. A Brisbane è possibile usufruire di ben due linee di bus più una linea di ferri, quindi dei traghetti, che sono gratuite. Li riconoscete perché sono rossi, a differenza degli altri che sono di altri colori, penso sul blu, mi pare. Quindi sapete che se prendete il traghetto rosso oppure il bus rosso non dovete pagare. Numero 12, ci spostiamo un pochino dal centro di Brisbane ed è Mount Coota. Appunto, siamo a circa 8 km dal centro, ma è una dei must, diciamo, di Brisbane. Si tratta appunto del Monte Coota, che l'attrazione principale è alla sua sommità, dove c'è il punto panoramico, il lookout, dove se avete bel tempo, una bella giornata di sole senza nuvole, vedete fino all'oceano. Mentre sulle sue pendici trovate molti sentieri e io personalmente posso consigliarvi l'Aboriginal Art Trail. Numero 13, il Sir Thomas Brisbane Planetarium. Il planetarium si trova ai piedi del Monte Coota, quindi anche lui è a circa 8 km dal centro ed è il più grande d'Australia. Potete entrare e visitare gratuitamente il piccolo, diciamo, museo astronomico che c'è all'interno, mentre purtroppo per saperne di più sulle stelle dell'emisfero australe dovrete pagare. Numero 14, i Brisbane Botanic Gardens. Si trovano anche loro ai piedi del Monte Coota e praticamente attaccati al planetarium. Sono molto grandi e molto belli e contengono più di 20.000 specie di piante, sia tipiche australiane che esotiche, diciamo così. Se non avete molto tempo da dedicarci, io comunque sia vi consiglio di vedere almeno la serra con le piante tropicali e il giardino giapponese. Al numero 15 c'è Wellington Point, è l'attrazione, diciamo, più lontana dal centro di Sydney perché sono circa 30 km, ma è facilmente raggiungibile, quindi la includo in questo video. Si tratta di un punto molto particolare della costa perché quando c'è la bassa marea potete camminare dalla terraferma fino a Kings Island, che è non molto lontana in realtà, e potete appunto visitarla, visitare questo isolotto che è anche un parco regionale. Siamo arrivati alla fine di questa lista, quindi io vi ricordo che se il video vi è piaciuto e se lo avete trovato interessante potete lasciare un bel pollice in su, potete anche condividerlo in modo tale che i vostri amici possano sapere come viaggiare a Brisbane spendendo nulla praticamente e magari se ne avete qualcun'altra che non ho nominato potete lasciarmela in un commento qui sotto. Io vi invito anche a seguirmi su tutti i social, i link li trovate in descrizione. Vi saluto e vi dico have a nice life.